Guarda che entro 10 minuti ti andrà via. Che oggi c'è un sacco d'oro. Basta che entro 10 minuti mi dai 50. Posso farti una domanda? Ma dove li trovi tutti questi soldi? Non mi sembri certo il tipo che la mattina si sveglia per andare a lavorare. Hai niente, pensa che io e te siamo tanto diversi, eh? A strada ci sfamo a tutti e due. Pure se a volte ci si magna e ci si ricaga solo per gusto di farlo. Io che pensavo di essere l'unica depressa qui. Dai, va, ti chiamo io. Ciao. Oh, bella. Sì. Sì, fra mezz'ora siete mollati, dai. Ok. Ci abbiamo chiudito un po', non sarò niente, dai. Dai, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Gianni! C'hai paura, eh? Bella, Fra. Oh, sto 3 giorni che non ti fa sentire, ma che fine hai fatto? L'ho scopato, Franco. Ammazza! 3 giorni? E ogni tanto le palle devi svuotare. Tu invece che hai combinato? Lascia perdere, c'è un affare che se va in porto ho svuotato. Da paura, oh, poi me ne parli. Invece dimmi un po' chi cazzo è quello che devo beccare adesso. Un mezzo dito al culo. Uno che ci prova sempre. Perché? Che fa? Non paga? No, paga paga, solo che ogni volta si inventa una scusa per parlarti di meno o per parlarti il giorno dopo. Sì, ci devi solo provare a fare un stronzo con me. Eccolo qua. Au, guarda che noi stiamo già qua, ma te dove cazzo stai? Sì, ma non te vedo. Rincoglionito, se forse giri l'angolo magari ci trovi. T'ho detto, un rincoglionito de merda. Ma come si chiama st'articolo? Non lo so, chiamano Orsecco. Mamma mia, ma te in contatto normale mai, eh? Belle, raga, tutto bene? A parte che stai con 10 minuti di ritardo, tutto a posto. Te come stai? Bene. Oh, ma chi è questo? Mica lo conosco. Io so quello che ti rimedi la roba che te fumi. Quindi vedi che fa poco spiritosa, sbrigama sa concludere. Oh, tranquilla, oh. Era solo un modo per rompere il ghiaccio. A me il ghiaccio mi piace, non ti preoccupa. Più che altro sta attento a non romper cazzo. Glielo del culo a questo, eh? Basta le presentazioni? Se il quanto ci ha portato? Proprio di questo vi volevo parlare. Io in tasca c'ho 80 euro. Ma siccome sto a organizzare una festa bella gagliarda, mi servirebbe giusto il doppio in erba. Ma che mi stai a piare per culo? Se vuoi il doppio, paghi il doppio. E tu dammi un paio di giorni che io ti rimedio tutto il doppio che ti serve. Sì, sto cazzo. Oh, Afra, però l'amico tuo così m'offende. Oh, oh! Testa di cazzo, guarda a te, mi hai rotto di coglioni. Lo sai quanti tossici di merda conosco come te? Eh? Sono tutti uguali, io, sempre che te lo vanno a mettere al culo. Solo che con me c'è lì, manco pensai, capito? Quindi a te sbriga a pagare quello che prendi e te ne vai a far culo. Oppure vai a prendere la roba da un altro stronzo come te, capito? Vabbè, ha capito? Gianni, lascialo! Lo so che ha capito, ma questa merda è sempre meglio a segnare da subito. Allora, ricominciamo da capo. Quanto hai detto che c'hai? 80 euro. Con 80 euro che becchi sta mezza bustina. Da arrendi, ce paghi. E se ne appiano tutti quanti una cosa da bere, eh? Oh, te sta bene o no? Aia! Passa la merda! Oh, mi mortacci dall'ammasso, stronzo! Te scaldo, valla a prendere, cammina! Valla a prendere l'ammasso, corri! Aia, aia! T'ammasso, bastarda, animale di merda! T'ammasso!
guarda! Me lo rovinate! Senti, guarda! Merda! Ho messo la merda! Ho messo la merda! Però che cazzo già, ma ci hai pensato che il pollo ci può andare veramente dalle guardie? Oh, ma sti cazzi, Franco, se va dalle guardie. Ma sai quante merde conosco come quello? Ma dove cazzo va? Quello se poco a poco si avvicina alla guardia invece, è proprio il primo che mettono al gabbio. E poi scommette che il giorno di questi io me lo trovo sotto casa e pensa pure di vendicarsi, eh? E se così fosse gli do pure il resto se mi è bastato oggi. E poi falla finita di lamentarti che la cortellata ce l'ho piata io, non ce l'ho piata te. Vabbè, vabbè, come dici te. Tanto c'è sempre ragione. Senti un po', parliamo di cose serie piuttosto, ma che mi stai accennando prima di quell'affare grosso che c'hai? Tu ricordi il Medusa? Il Medusa... Il Medusa, quello che vedi che c'ha... Quello che puzza di merda. Non è quello? Quello che puzza di merda. Praticamente si è messo in affari con un pezzo grosso, monte dillo tutti i giri che ci stanno dietro, ma la cosa importante è che si sono messi a trafficare ferri. I ferri? Armi da fuoco già. Oh, che cazzo, dimmi pistole, ma i ferri. Vabbè, io tramite Medusa sono riuscito a parlare con questi e a convincerli che gli posso fare da corriere, che per me ci stanno problemi a portare una cassa d'armi da fuoco da una parte all'altra di Roma. Io spero di farmi gli amici e di entrare nel giro loro. Si alzano un sacco di soldi, Gianni. È bravo Franco, eh. Mi coglione, sta diventando un traprendente. E quando è che inizi? Stasera. C'è la prima consegna. Ho paura. Oh, e se vuoi faccio il nome tuo? Tanto a quelli gente delle palle quadrate gli serve sempre. Palle quadrate. Sto periodo ce l'ho come due meloni, altro che quadrate. No, guarda, mo prima mi voglio finire da venne tutta sta roba che mi è rimasta e poi. Non lo so, vediamo un attimo. Vabbè. Io te l'ho detto. Senti già, mo vado che c'è da parussare. Non te riconosco più, guarda, sei diventato un ragazzo modello. Lavoro, fischelle, e che? Eh? Mi raccomando, svuotate bene pure tu però le palle, eh? Ah, beh, tu sei innamorato, c'hai ragione, scusa. Ma vaffanculo, va. Au. Oh. Ci sentiamo, Gianni. Ciao. Chi è che rompe il cazzo? Gianni, ti prego, mi è successo un casino. Che è successo? Hanno menato, Gianni. Ti prego, vieni subito. Vabbè, calmate, dai. Sto arrivando. Ok, ciao.
Già, scusa, ho detto, ho messo in mezzo. Ma mi sono sentita la merda, non sapevo chi chiamare. È successo tutto così veloce che manco me ne sono resa conto. Quanti erano? Erano due. E dove posso trovare? No, Gianni, non voglio che fai niente. Io ti ho chiamato perché ero spaventata, ma non voglio che ti metti nei casini. Senti, se mi hai cercato è perché lo sai che faccio qualcosa. Ma ero spaventata. Ma davvero, non voglio che fai niente. Riga, dimmi, ando cazzo trovo sti due stronzi. Quella sbagliata, testa di cazzo. Allora dimmi un po' com'è stato, eh? Scommetto che se te gli meni hai femmine manco te si addrizza, eh? Non c'entro niente, lei ci stava. E lei che ci ha fatto salire? Ci stava. Ci stava a farsi via cazzotti da tu merda, eh? È stato Mario che gli ha menato. È stato lui. Io l'ho toccata, ti giuro. Ti giuro. E intanto che facete? Sparavi una sega? No, no. È stato Mario, ti giuro. Massa, sto Mario deve essere un grande amico se fai subito il nome suo, eh? Allora dimmi dove cazzo lo trovo e forse non t'ammazzo, forse. È andato a prendere un po' di roba. Sta al cantiere qua dietro. C'avevo appuntamento 10 minuti fa. Lasciami perdere, te prego. Lasciami perdere. Se io ti rivedo un giro, te strappo sti rasta di merda e te ci impicco, hai capito? Pronto? A Gianni, che cazzo, quanto ci mette a rispondere? Oh, ciao Tagliola. No, è che c'avevo sta riguardo, non ti sentivo. A Gianni, te prima o poi finire in mezzo alla merda più di quanto già c'è stai. Ma che pensai che mi sarei fatto più sentire, eh? Se sti giorni sono spariti è perché c'avevo la madama attaccata al culo. Tu piuttosto hai provveduto? Io? No, sì, io, guarda, t'avrei chiamato oggi pomeriggio. Senti, invece di cazzate, ce l'hai 15.000? Praticamente sì, però a dire la verità ci avrei bisogno di un altro paio di giorni. A Gianni sono 2 mesi che ti servono ancora un paio di giorni, eh? Ma finire con questi soldi ti ci paghi il funerale. Senti, poi a me parlare dei soldi per telefono non mi deprime, guarda. Quindi se vediamo qua alle 3 in punto. Ma come alle 3, oh? Alle 3! Non un minuto di più e te manna a cercare, Gianni! Che cazzo!
Mario? Sì, c'ho io, vai, vai. Esci fuori, quella sono in merda! Prossima volta. Pensaci bene prima di infilar cazzo dentro una che non vuole, capito? Hai fatto perché sono tua sorella. L'ho fatto perché ti voglio bene. E nessuno si deve azzardare più a toccarti. A quest'ora dovresti già stare per strada. Mi pare di averti detto che parlare dei soldi per telefono non mi piace. Poi che cazzo è tutta sta sicurezza? Poi decido io come vanno le cose. Hai detto che voglio vedere qua davanti a me, non un minuto di più, hai capito? Guardate, se questo oggi gli do sparare in faccia. Servi solo perché qua c'è sta più la metà di quello che mi devi. Sì, lo so, te l'ho detto prima. Appena posso le porto il resto, vabbè. Tua sorella come sta? Dovrebbe star meglio. Che è successo? Niente. C'ho avuto qualche problema. Qualche problema, ne credo, con uno stronzo di fratello come te. Vabbè, me ne posso andare adesso. Per resto cerco di portarti. No, non te ne puoi andare. Gianni, parlando sei chiaro, io non so quel pezzo grosso che tutti si credono. Se è vero, ho alzato un po' di soldi ultimamente, però non è che mi posso già permettere di dire che un pezzo di sta città mi appartiene. Che è già tanto che mi appartiene accesso al locale. Quindi, il lavoro mio non è tanto più di capire per modo di fare i soldi. Il lavoro mio adesso è di far credere all'altri che sono diventato qualcuno. Uno che va rispettato, a cui non va cagato il cazzo più di tanto. Solo che poi ci stanno quelli come te, che fanno come cazzo ti pare, che non seguono le regole, che se fanno prestare i soldi ti ridanno dopo una vita, e mi fanno passare da stronzo pure a me. È vero o no? Quindi,
se il lavoro mio è quello di far credere in giro che non mi si può mancare di rispetto a uno come te, come io devo reagire? Che con rispetto ci si pulisce il culo? Ma io non ti ho mai mancato di rispetto, oh. Ma io mi devi credere, guarda, io sto periodo c'ho un sacco di cazzi, sto cercando di vendere tutta la roba che mi è rimasta, solo che ho perso i contatti. Appena possibile ti ridò tutto quanto, devo dire. A Gianni qua mancano più di 6.000 euro! E ne hai detto dei pistacchi? Quanto cazzo pensi che vanno avanti sta storia? Te credi che fa tutti quei soldi con due giorni a venne due cannette? Fidati che troppo io di giorni ti ridò tutto quanto. Anzi, se me lasci andare comincio da subito. Sì, come no. Mettiamo giù il tavolo. Marina, per favore. Per metti sta cazzo di mano. Vado io, ragioniamo un attimo, per favore. Vado io, ascoltami, non famo così, dai. Gianni, io stasera do una bella pesticciola. Ci sarà un sacco di mignotte, di coca. Lo faccio perché sono la merda. Ognuno c'ha i cazzi suoi. Mi piace sballare, mi piace scopare. Famo che qua ne è finito tutto, però. All'una è un punto, quasi, vedi. E tu mi dai 7.000, che manca. Eh? Aspetta un attimo, dai, io ti ho detto che ti ridò tutto. Gianni, tu mi stai un sacco simpatico, forse è l'unico motivo per cui ancora ti ho staccata la testa. Però te devi imparare a campare, te devi imparare a capire certe cose. E per questo è molto imparare a capire. Aspetta, ferma, devo... Aia! Aia! Dai, dai, che non fai niente. Cazzo! Come c'è, l'hai capito, no? Allora, stasera all'una qua e mi fai contento, va bene? Dai, che se fai bravo te faccio pure scomoda. È inutile dirti che se te ripresenti a mani vuote, stavolta te sparo in faccia. Poi quando ho finito con te... Oh, guardami! Quando ho finito con te, vado da tua sorella. Mo levate dal cazzo, dai. Hai visto cosa fa? Prima fai il simpatico, poi gli metti paura e poi gli fai male. C'è cazzo, passa lavoro fa proprio in me. No. Se vuoi rispondo io e dico che non ci stai. Lascia sta quel telefono. E se è per qualcosa di importante? Chi cazzo è? Aleo, so Gianni. Lascia perdere un attimo col joystick, che stiamo a sentire. Ah già, mortacci da sono 6 mesi che non te fa né vedere né sentire. Ma se posso sapere che cazzo ti fine fatto? Lo so, ci ho avuto un botto tempisci sto periodo. Senti una cosa. Te volevo chiedere se potevamo beccare un attimo oggi, perché ti voglio proporre un affare che sto sicuro di fare a godè. Ma quando oggi? Eh sì, dai, è una cosa cotta e magnata. E cazzo, oggi c'ho da fare, potremmo fare domani. Aleo, io domani sono manco se ancora a campo. Dai, porco Giuda, vedi che rimandare, che è una cosa grossa, oh. Ah, vedi come sei fatto te, però. Sparisci per mesi, poi sbuchi fuori questi affari del cazzo che a 9 volte su 10 puzzano pure de merda. Ma perché? Che vorresti dire? Fammi capire. Pensa a tutte le volte che grazie a me ci ho avuto 2 soldi in saccoccia. Vabbè, dai, ti aspetto a casa. Vedi sbrigate, però c'è un appuntamento, eh? Ecco, bravo. Dai, che sto arrivando.
Chi era? Ma cazzi mia, chi era? Guarda che è meglio che ti rilassi. Quando si fa la doccia oppure cascar monno, va via comoda. Prima mi dice che va de fretta, poi ci mette 3 ore a pulirsi il culo. Come ti chiami? Gianni. Tu? Non me lo ricordo. Da quanto tempo conosci Leo? Tu da quanto lo conosci? Due settimane? Guarda, io lo conosco da abbastanza tempo per dirti che 2 settimane sono pure troppe. Scappa via da quel matto il prima possibile. Però c'è il pisello grosso. Ma chi, Leo? Con qua la faccia? Ah, vado là, va. Io sto stronzo, dobbiamo parlare. È stato un piacere, eh? Ciao! 2 ore dopo. Quando cazzo hai trovato sta forminata? Oh? Lascia per te, va, lascia per te. Piuttosto comincia un po' a parlare, che oggi vado proprio per uno. Da quando te conosco ti sei mai tirato indietro. Ma poi alla fine che devi fare? Mi sono organizzato incontro. Sì, ma per stasera. Cioè tu mi ti spiega come faccio io a organizzare tutto quanto in così poche ore. Oh, questo lo devo dire io. Pia sto cazzo di telefono, comincia a fare qualche chiamata. Tanto c'hai sempre avuto contatti buoni, tu. Sì, ma devo cominciare a portare un po' a tuoi soldi, però. Lascia la perdere la PlayStation. Te davvero ti ha spappolato il cervello. Sei diventato un cagasotto che merda. Non te riconosco più. Lo sai meglio di me. Quella è gente che per 2 pistole si vende pure la madre. Sì, ma tu stai pistole? Dei rimedieristi, dimmi un po'. Tu ti sta preoccupando, è tutto pulito. Non ti sta preoccupando di chi? E qua invece non mi preoccupo io. Tu ogni volta dici, è tutto pulito, al momento qualcuno si fa male, lo sai pure tu. Aleo, non sta a far pezzo da merda adesso con me, eh? Ma che te lo sta a ricordare tutte le volte torzati i soldi quando stai in mezzo alla merda? O tutte le volte ti ho apparato il culo, eh? Senti, a me non mi piace che faccia i favori, lo sai? Solo che stavolta mi dica la mano, sto mezza a merda davvero. Per favore. E anche ti servono questi soldi? Tu pensa soltanto a organizzare incontri e a beccattare la del pagamento. Basta. Non lo so, già. Te lo dico sinceramente, non lo so. Una cosa ne avevo qua. Però io non mi ho chiesto delle cose a nessuno. Solo che stavolta devo fare un gioco che non mi piace. Ci sono venuto qua perché davvero io non so più un cazzo sbattare la testa. Lo voglio un ginocchio, guarda. Dammi la mano. E io me non ne so, è meglio per tutti, vabbè? E che ora? Falli veni dopo i 10. Ma io ve lo dico, io non garantisco niente. Quella gente quando te l'ha dato riporta a voi, lo sai, no? Si stranisci. Dai, sai meglio, Leo. Solo te ci amici. Lo so. Senti poi, già che sta qua, fammi un favore. Accompagnami da una parte, va, che mi do un contrago uno. Problemi? No, no. Così se vieni pure tu, i problemi non ci stanno. Meno male. Oggi ci ho dato a che fa' con uno, che i problemi gli piaceva proprio creare invece. Ma sì, e chi è questo?
Ma che cazzo ne so, un coglione, lo chiamano il secco. È il secco? No, lo conosco, la testa di cazzo, è un imbecille. Oh, è già la seconda volta oggi che vengo a sto posto del merda. Come? Lascia perdere, va. Oh, ci fosse mai uno che viene con 10 minuti di anticipo. Lo so, è come hai detto te prima. Quando c'è stata a spendere i soldi, amico mio, i tempi si dilatano. Ma che cazzo gli divenne a questo? Guarda qua. Me coglioni. Cioè, ti sei messo a spacciare sta roba e mi fa storia per due pistole. Oh, i tossici finché campano tocca sfruttarlo. Lo sai pure tu. Eccolo, me sa. Strano. Che? Che è venuto da solo, proprio come io avevo detto. Amore. Questa novità? Dovamo essere io e te? Avevo dato per scontato il pure tu saresti in compagnia, perciò... A quanto pare sono l'unico che rispetta i patti qua. Oh, tranquillo Ciccio, io sto qua, siete buono. Voi fate quello che dovete fare. E allora non servi. A me i problemi non mi piacciono. Senti, manca a me piacciono i problemi, ok? Manca a me, guarda. Senti un po', famo così. Piamo e andiamosene a casa. Io ti faccio da roba. Tu mi fai dei soldi, ci scambiamo i pacchi. E poi arrivederci e grazie. La tarantella è quella, la conosci, no? Prima la voglio provare. La vuole prova. Vamo, cavolo. Famo staffare, va? Ma che cazzo sta a fare? Figlio di puttana! Per fortuna che io non rispetto i Mi dispiace. Lo so. C'è crisi. C'è grossa crisi. Mi dispiace tanto. Noi ci serve la roba, non ci avevamo i soldi da dare. Tapia personalmente, oggi va così. Oh, sai che c'è? Sei una testa di cazzo. Quelli per cui lavoro io della crisi se ne fottono. A me mi staccano la testa. E te personalmente diventi un cibo e maiali in 20 minuti. Dammi sta roba e vattene via di corsa. Ma vattene a fanculo, va. Vaffanculo? Sì. Lo sai che fine fa tuo amico? Fortuna che ero io quello che c'ha affari che puzzano da merda, eh? Apri il portabagagli, dai, forza. Mo' che cazzo fa? Mo' te lo faccio vedere io che fa, non te lo qua. Chiudi, dai. Portasci loro, senti che roba. Già cominciano a puzzare. Se tante volte dovesse capitare una cosa così in futuro, a ricordati, il segreto è il sangue freddo. Poi una buona sega, un po' d'acido e sti due ne hai mai conosciuti. Ma perché? Ce l'hai fatta altre volte sta cosa? Io no, però conosco gente che lo fa tutti i giorni. Bella gente del merda che conosci. Vabbè, senti, io me ne vado, sennò qua vomito davvero. Perché se volevo fare una bella braciolata, dai. Vaffanculo, Leo. Piuttosto chiama quelli là, mi raccomando.
Bifede, ci penso io. No, Bifede in parte coglioni. E spero proprio che sia gente più seria di sti due. Oh, ma che vuoi da me? Quando si tratta di soldi, lo sai, la gente si comporta da stupida, da fregnone. E poi questo è il risultato, eh? Senti un po'. Ti dispiace se questa me la pio io? Pia, pia. Guarda. Ci vediamo dopo, ciao. Sì, ciao. Oggi l'abbiamo fatto almeno 6 volte. Ma che ti è successo? Ho seguito il consiglio di un amico. E che fai? Racconti quello che facciamo. Perché? Non ti eccita questa rosa? Sì, da morire. Dai, rispondi pure. Ho bisogno di una pausa. Pronto? Ah, Franco, so io. Senti una cosa, sto passando da te che ci ho ripensato. Stasera vengo. Non mi fa domande però. Ok, ti aspetto allora. Vabbè. Fra 10 minuti sto là, dai. Bello. Te posso chiedere solo che ti ha fatto la mia idea? Ma niente, fra, è che pure io ho bisogno che mi do una svegliata qua. Per forza, oh. E mica possiamo spacciarba a vita. Oh, tutto a posto già? Sì, sì, è che c'ho un po' di cazzi. È successo qualcosa? Non ti preoccupa. Niente che non posso risolvere. Ah già, te lo conosco troppo bene, mi basta capirlo da uno sguardo che te stai a cagare sotto per qualcosa. Dimmi solo se te posso dare una mano. Oh, mi pare mia madre, mi pare, ho detto a te sta preoccupata, Franco, e dai, eh. Piuttosto dimmi un po' che devo fare stasera. C'è poco da spiegare, se presentiamo lì per 7:30. Ci staranno se non una trentina di cassi. Quella che dobbiamo prendere ora contiene 2.000 autopistole. Per le 8:30 devo stare a San Basilio. Di Aldo Moro, ci stanno due tizi che noi non sapemo e non dobbiamo sapere niente. Gli diamo sta cassa, ci pagano e ritorniamo al magazzino. Fine del giorno. Vabbè, va. Me ne vado, ci vediamo dopo. Ci stai? E ci sto, sì. 7:30 puntuale, eh? Grazie, fra. E di che? Ciao, Zari. Che devi fare stasera con quell'altro? Sta tranquilla, Zari. È un lavoretto facile, facile. Ma fine che prima o poi ti farà sparare. Oh. Ma che io mi sono mai messo in guai? E che ne so io? Io e te non abbiamo mai parlato di quello che fai. E vabbè, ma perché è un lavoro così noioso che me lasceresti subito. Attento. Gianni è morto. Quello ti mette nei casini.
Ciao. Allora, come stai? No, te volevo chiedere, no, se t'andavate a sorprendere una cosa da bere. Ah già. Ma lo sai che mi sa che la prima volta uscimmo insieme questa è una cosa da bere. Mi sa che c'hai ragione. Pensa sa da quant'ero l'invito qualcuno a bere una cosa. E tutte le 3.000 ragazze tu dove le porti la sera quando uscite? Fammi capire. Vabbè, quelle me le porto a casa direttamente, no? Mi caso adatta per fare conversazione. Lo sai che ti invidio proprio? De che? Che dopo tutto quello che ti è successo oggi c'è ancora la fantasia di sorridere. E che devo stare in merda per quei due stronzi? Comunque oggi passo da papà. Ti va di venire? No. Papà, se non mi vede, sta pure meglio da salute. Poi c'ho proprio un cazzo da dire. Già, stai sempre a parlare così, che palle. Oh, Erika, senti, lascia perdere sto discorso. Lo sai come la penso col papà, no? Lasciamo perdere. Ma che hai fatto a sto dito? Niente. Gianni, io ti vedo proprio strano. Perché non mi dici quello che c'hai invece di girarci intorno? Ma niente, Henry, è che... Forse proprio oggi ho capito che te sei l'unico punto di riferimento che c'ho. Perché io sono veramente un pezzo da merda. Tu sei un pezzo di merda, già. Tu sei un pezzo di pane, casomai. Pure troppo. No, Henry, fidati. Ho fatto cose che farebbero un pallido di cura al diavolo. Ah sì, qua davvero mi pare di stabilire all'inferno. Ma è per quello che hai fatto qui tu, No, quelli non c'entrano niente. È tutto il resto che marcio. Mi so proprio rotto il cazzo di andare a campare così. Senti, Gio. Io sono tua sorella. A me mi vuoi di qualsiasi cosa. Io ti voglio un male del bene. Veramente. Io non sto qua a giudicarti come gli altri. Ma ridillo per favore. Che? Che mi vuoi un male del bene. Ti voglio un male del bene, già. Veramente. Pure io. Se vuoi sapere che hai fatto a sto dito. Niente, te lo cuo. Ah già! Andiamo, va, che ora? Gianni. Sì. Senti, Gianni, a me cambi del programma all'ultimo minuto non mi piace. Ma qui ci serve il cliente. Franco mi ha detto che te sei non giusto.
già spiegato quello che deve fare. Sì, sì. Oh! Oh! Requisition. Dai, ma che cazzo sta a fare? Sì, 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 passa le mani tu, passa le mani! Prendi qua, forse la mano, se le fa una grande cazzata, già stai a fare una grandissima cazzata! Oh, perché gli sta zitto, perché gli sta zitto! Cioè, mi deve fare la pistola, oh, te rendi conto di che cazzo stai prendi qua, forse, Franco, non me li rompo il cazzo, prendila! Già ci stanno quelli sopra di me, già sono cazzi tua, lascia me! Oh, io la sto non faccio, io non sto a giocare, tu da me ne rompo il cazzo, allora! Prendi qua, forse, Franco, dai! Gianni, io non lo posso fare! Posa sta pistola e facciamo finta che non è successo lì! Falla venire! Dov'è? Non c'è niente con la pistola! Ci mettiamo mezza giornata, Pia! Oh, io non sparo in faccia, parla di merda, capito? Prendi tua tozza! Gianni, non c'è storia questa volta. Stai con me, è merda! Lo sai che sei, se non servito del cazzo, sei un vedere, capito? Dai, Franco! Oh! Avrà! Oh! Avrà! Avrà! Oh! Non è niente, Avrà, tranquillo, dai! Oh! Che cazzo hai fatto, Sardi? Non è niente, Avrà, capito? Non so, andiamo, dai! Oh! Oh! Ah! Mi dispiace, Fra. Mi dispiace. Che è amico tuo? Sembra nervoso. Mi sta tranquillo. È stata una giornata di merda, tutto là. Fidati. Giornata di merda? Generalmente la merda non va con affari. Tu di affari parla con me. Comprate? O ci vogliamo guardare in faccia ancora per un altro pochetto? Come ho garanzia che armi sono regolari? A Zingo, a casa mia, le parole armi e regolari si sposano male. Amico mio, io voglio evitare che qualcuno venga a casa mia a bussare incazzato nero. Perché? Perché ha perso sue armi. Io quando pago una cosa, quella cosa poi è mia. Non ti sta preoccupando niente. E invece mi preoccupa e come? Ricordi Piastrella? Beh? Beh, faceva tanto padrone con soldi di altri che un giorno si è ritrovato la pistola che aveva venduto la mattina puntata in testa! E è l'ultima cosa che ha visto. Sì, però il Piastrella era pure un coglione. Se Modu ci stai a paragone a lui, se permetti mi offendo pure. Senza offesa, amico. Boh.
che con questi tu ti rilassi un po'. Voglio fidarmi. Divertiti. Guarda come sta io manco lo so che cazzo hai fatto come rimedia di ferri, chiaro no? Ma se c'è qualcosa da dirmi, falla adesso, sennò quella la porta te ne vuoi pure annà. Perché della cosa so sicuro, che te sei messo sempre a mare de merda e io già galleggio dentro la mia e me basta. Che cazzo. Adesso in poi non ci abbiamo più un cazzo da spartire, va bene? Ma scusa, mo' per piccolo screzio va a mandare a puttane un anno di lavoro insieme. Io non ho mai lavorato per te. E non lavorerò più per nessuno. Ma spezzi il cuore, Gianni. Dove dici che questo era addio? Ma perché? Gente come noi c'ha pure ancora, c'è. Allora il discorso che ti ho fatto oggi, proprio quanto c'è entrato in trassa testa, di cazzo? Assolutamente. Non me posso permettere di fare figure di merda per i cazzi, tu hai capito? Se si sparge la voce che la gente entra e esce dalla cricca mia, che vanno di giro, eh? Che tagliola sei caga sotto, che è un pagliaccio, che è tutto fumo e niente rosso. E sai che succede nel giro di mezz'ora? Che mi ritrovo un cazzo al culo e una pallottola in testa. A me sta prospettiva mi piace, ma come il cazzo? Ma chi cazzo ti credi di essere tu, eh? Chi cazzo ti credi di essere? Ti credi di essere meglio dell'altro, eh? Tu sei un poraccio che ogni tanto alza qualche lira grazie a quelli come me, hai capito o no? E invece di essere grato, ti presenti qua a darmi i soldi con sta fascia da stronzo, come se mi stessi a fare un favore. E la gente ingrata non la posso vedere. Anzi, la sai che io faccio la gente ingrata? Io sfregio. Io faccio uno sfregio a tua sto testa di cazzo. Oh boh, non c'è niente contro te, oh boh, no. No, fermo, fermo! 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 No! Fermo! No, fermo! Striscia! No! Per fermo lo sai fermo! No! Fermo!
Ciao papà. Gianni? Ma che ti hanno messo dentro un'altra volta? Guarda che non mi va di venire a ripiare commissariato. Come stai? Guarda che hai sbagliato periodo per venire a battere di cassa. Guarda che è tua figlia che ti viene a chiedere i soldi, non da certo io. T'ho chiesto solo come stai. Come sto? Un piede di meno. E se non sto in campana il diabete mi si mangia pure quell'altro. Mi dispiace, non lo sapevo. Riga mi ha detto niente. Vabbè, sbrigata a dimmi quello che voglio dormire su. Ma papà, non voglio niente, te volevo solo sentire. È passato un sacco di tempo. Ecco appunto, un sacco di tempo. È più di un anno che so qualche cosa di te, solo perché è tua sorella che me lo via di. E poi, a sapere che c'è qualche novità? A parte che spacci e una sera sì e una sera no stai in mezzo a qualche rissa, eh? Ma papà, ascolta. Ascolta cosa? Ma che pensi, che con una telefonata alle due di notte te pulisci la coscienza per tutte le stronzate che hai fatto e poi me ci sono trovato io in mezzo ai casini, eh? A Gianni, c'hai l'età per pulire il culo da solo e se stai in mezzo all'impiccio io non lo voglio manco sapere, hai capito? Ma parli te, eh? Ma te che cazzo hai combinato te buono un vito tuo, fammi capire. Tu di solo ringrazia a Dio che ero troppo ragazzino quando me ne via mamma, perché sennò senza piedi ci stavi già da un pezzo. Ho alzato il telefono perché volevo sapere come cazzo stavi. È passato un anno, beh, potevano passarne pure in altri 10, ma almeno io ho fatto. Te invece? Sempre seduto là sopra in cima alla scala, fatta rimagna d'orgoglio e sputa sentenze sull'altri. Quello non va bene, quello è uno stronzo, quell'altro è un fallito. Lo sai che c'è a me papà, e qua di fallito c'è sta soltanto te che ti sei presentato ubriaco pure il giorno del funerale di mamma. E poi ricordate una cosa, papà. Che se qua donna c'è un posto al camposanto è perché ce l'ho messa io. Quei soldi che sicuramente non mi sarò guadagnato a timbrare un cartellino tutte le mattine, ma almeno ho seppellita con minimo di dignità. Te hai passato più tempo davanti a una slot machine che davanti ai figli tua. Voi sapete se ci stanno le novità? A voglia, ce ne stanno a pacchi di novità, papà. Quante te ne pare ce ne stanno? Solo che non ci starò io per raccontartele. Comunque, come non detto, papà. Buonanotte, scusa se ti ho svegliato. Ciao. Thank you.
Thank you.